Benvenuti in questo nuovo video di LEGO Jurassic World, dove le musiche classiche non le abbiamo più, e infatti per questo sono in lutto, ma ho visto quelle di Bloodborne. Tu devi andare a quel paese. Allora, ragazzi, io ve lo dico sinceramente, è bello divertirsi. È bello ridere, dei bug, tutto quello che volete. Ma una certa mi stanno scassando, eh. Una certa mi stanno scassando, cioè. Dopo una settimana Maserati ancora non si può comprare. Io non capisco. So che Edo sarebbe contento se mi si buggasse l'achievement, però. Please no. Please no. Cioè proprio no. Non esiste. Ed è anche questo, la lyrics di Bloodborne è proprio quello. Comunque, perché continuo a finire le opzioni? Non voglio andare nelle opzioni, voglio aprire la mappa. Voglio andare a modificare i dinosauri. Ok, allora, gente, siamo finalmente qui a modificare. Però ce n'è solo uno. Non posso modificare il mio amico, fammi modificare un Troodon. Un Gallimimus. Ok. Allora, la cosa del dover modificare il dinosauro per sbloccare quelli, in realtà mi piace. È un pensare fuori dagli schemi che non vedo da tanto tempo nei giochi Lego. Quindi mi piace molto l'idea in realtà, lo ammetto, ma non mi piace che io non ci sia arrivato. Perché io non ci sono arrivato? Perché il gioco non ci abitua a pensare a questa opzione come un'opzione utile. E voi dite, vabbè, se ti facessero abituare al fatto che modificare i dinosauri potrebbe essere utile, non sarebbe più pensare fuori dagli schemi, no? Perché diventerebbe uno schema. Sì, ma il punto è che mi devi sbrilluccicare qualche indizio. Che figo sei. Stiamo creando proprio un. Oh. Stiamo creando qualcosa di Lovecraftiano. No, devo modificare i colori. Ok, facciamo tipo platino. Ok, vedete che schifo? Sì, ma ora non. Ma ora no. Ehi, qua. Non si vede niente. Sta succedendo, gente. Ok, forse perché era troppo platino. Un colore putrido. Mi piace. No.
È bellissimo. Con questa coda che esce, sembra troppo una creatura strana. Perché lo è. Non mi riusciva a passare. Wait, what? Non può ruggire. Non può ruggire. Perché era testa di I.Rex, non il T-Rex, però così è meno figo. E vabbè, allora facciamo che gli mettiamo una coda degna di nota. No, a punta. Ok, oh no. La fase di luna. Allora gente, qua c'è un botto di roba che non abbiamo mai provato. Penso che sia proprio un'area mai vista, quindi approfittiamone, cominciando da Pampino. Ok, easy peasy lemon squeezy. Detto questo, ho una gran voglia di comprare Maserati. Sì. Guarda quanto devo essere felice di riuscire a comprare un personaggio nella griglia. Grande Maserati. Vergogna, che vergogna. Oh no, fuggi. Questa musica è per pensare solo a quello. Fuggi. Lui ovviamente non sa fare queste cose, ma Maserati crede in te. Voglio che questo video sia efficace. Cioè neanche efficiente, cioè proprio efficace, perché manco quello riuscivamo a essere efficaci nel video scorso. Forza amico Fritz, il trovatore. Let's go. Let's meno go. 1 minuto e 24. Non trovo gli altri. Eccolo. Ah, si generano. Ok. Come 3 su 10? Amico? Amico? Che nervi. Ho sbagliato strada, non è vero?
Ok, così, era finito così il brano scorso. Questo è un brano molto più famoso. Ancora tu. Venga qua. Dai, dobbiamo farne tre. Non ci faremo mai, eh. Ti prego, non ce la faremo. Non riusciamo neanche a far quello. Porca miseria. Va bene, speedrun. Ho detto speedrun. No, ti prego, ok. Vai così. Ti prego. Amico col testone. Fai veloce. Per favore. Lo so che non sei un velociraptor, ma ce la puoi fare. Ok. Qui, qui, qui. Vai! We can do this. All right. Dai che c'è l'ultimo. Yes. Mai più. E adesso, signori e signori, vedremo se è tutto vero. Mi aspettavo il verso del Gallinimus. Non mi aspettavo quello del T-Rex. Capito che ho messo la testa da T-Rex, però mi aspettavo tipo un cioè. Invece no. Ok. Funziona, funziona. A cosa è servito andare di qua? A niente. Magari serve per un'altra cosa in futuro. Mistero. Allora, andiamo a fare questo. Dove però ci vuole un vero T-Rex, lui non potrà farlo. Forse mi fanno buggare. Allora, prima di quello, andiamo a vedere cosa c'è nascosto qua dietro. Ok, è la cosa. Dobbiamo prendere un dinosauro grande. Ah, c'è il pannello in gen qui. Ok, così possiamo finalmente prendere un personaggio che non prendo mai, anche se è uno dei migliori. A Mondo Pigiano. Non serve a niente. Però io non ricordo questo posto, ve lo garantisco con tutto il mio cuore. Infatti non abbiamo sbloccato niente di quest'area. Sì, potrebbe andar bene. Questo potrebbe essere molto interessante. Adoro che quando ti avvicini al personaggio senti meno la sua voce, da lontano la senti di più. Guardate. Sto lavorando ad alcune teorie sui
precisione quando attacca la okay, no. È per questo che ho approntato quei bersagli. Ma i Triceratops non sembrano abboccare all'amo. Perché questa è la frase della quest, ma la frase che diceva tra sé e sé dell'open world invece è quella, sì, non... Ok, dobbiamo trovare tre cose che non abbiamo. Ma... che il nostro migliore amico, il venditore di hot dog, ha... No. Spartanius e Gogo Banana Amico Fritz opposto a tutti, diciamo tutti. Voi siete dei grandi fan di Pierre Paul Dupin. Allora, a caso proprio. Devo anche fare una radiografia di uno di voi. Ovviamente è una cosa complicata. Radiografia. Facciamo qui. Visto? Basta andare con due scatole e posso farti tutto quello che vuoi. E non ci vuole una bambina. Mi spiace. Oppure ci vuole dov'è? Eccolo. Yes. Oh, facile così. Affascinante. Non è assolutamente ciò che mi aspettavo. L'abbiamo già tuttavia fatto. Tuttavia ho ancora bisogno di altri dati sulla loro velocità e precisione quando attaccano. L'abbiamo già fatto? Non ho capito. Teoricamente ci dà l'extra il dinosauro. No, no, non è un extra, è semplicemente il dinosauro in pericolo. Ok. Questo episodio è molto dark. Ripeto, dalla prossima cerco di inventarmi qualcosa, ma purtroppo è davvero finito le musiche classiche offerte da YouTube, quindi bisogna inventarsi qualcosa. Però sì, vorrei trovare altre musiche classiche, per quanto Bloodborne sia Bloodborne. Let's go. Here we go. Let's here we go. Tre anni più tardi, i dinosauri non si estinsero perché facevano jogging. Il prossimo film di Jurassic Park si chiamerà Jurassic World Dominion, credo. Si chiama Dominion perché loro facevano le corse e quindi vincevano ogni gara di corse della Terra e avevano il Dominion sul Gran Premio. What? Ok, quindi dobbiamo prendere adesso solo il dinosauro grosso. Sta buono. Dai, ti prego, non bloccarti perché c'è un triceratopo là sotto. Thank you. No. Ok.
È stupendo! Hai reso un grande servizio alla scienza. Potrei avere qualcosa da darti come ricompensa. Il titolo di questo brano è The One Reborn. Che, come dire, avendo appena fatto uscire dal terreno un enorme brachiosauro. E visto che sta camminando quasi a tempo. Cioè, ora non più, però. Ora. Ci sta che lui sia il One Reborn. Guarda che faccia. In tutta la camera del mondo. Tutta la camera del mondo. Yes, ce l'ho fatta a tempo. Voglio Hammond. Scansati. Yes. Ora dobbiamo prendere però il T-Rex grosso. Amico Fritz. A parte che c'è un Golbik che va dietro, tipo. No. Ah, ok, ho visto. Che altro è questo che mi preoccupa? Perché questo qui l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. Cioè, nel senso, non c'è niente qua intorno. Quindi... Oh yes. Please. Diventa sto T-Rex. Non è colpa mia, ragazzi. Ok, grazie. È crashato? Non più. Ok. 3, 2, 1, pausa. 3, 2, 1, via. Che diavolo sta succedendo? Bellissimo comunque questo. A livello visivo. Vabbè, ok. Chi non conosce questo brano, eh? Chi non conosce questo brano? Ora vogliamo fare sto extra finalmente. Di arrivare a tempo, bellissimo, ma purtroppo c'era un altro ciclo di battute che mi ero scordato. Amico Fritz, finalmente ti ho comprato, ti uso. Ti prego, dai, che tutta sta cosa era soltanto per un soldo e mi fai perdere tempo nella vita. No, mi segue.
Odio i giochi in cui bisogna passare la maggior parte del tempo nel, nel cambio di personaggio, nella griglia di personaggi. Però è così, gente, cosa posso farci? Dov'era l'ultimo? Eccolo qua, ladro nell'ombra. Wish? Hai salvato il mio lavoro. Se mi avessero licenziato, mi avrei imparato una lezione. Ma ora... Saliamo sto tizio. Con lui. Wow. In realtà non sto andando a salvare il tizio, sto andando a mangiarlo vivo, questo suggerisce la musica. Guardalo quanto ha fame sto coso. Ma... ah. Ma lui c'ha paura della puzza del pipì, sorry. Comunque gente, quello è l'ultimo personaggio da sbloccare del gioco, secondo me, eh? È lui. Stiamo per comprare l'ultimo personaggio? Riusciranno i nostri eroi a comprarlo subito. Achievement? Dov'è il mio achievement? Achievement? Non c'era achievement per tutti i personaggi? Li abbiamo tutti. Ah, è l'autista lui, ok, me lo ricordo anche. Quanto pare. Ok, andiamo a fare lui. Mi fido di te, amico. Ti seguo. Andiamo, vediamo dove ci porta l'animo. Comunque non è che ci sia uscita una selezione magnifica delle... cioè sono tutte belle le musiche di Bloodborne, non intendiamoci, però di tutte le musiche che potevano uscire per rendere questo video simpatico... non è che abbiamo avuto chissà quale fortuna. Peccato, peccato. Comunque mi ha indicato male, come immaginavo, mai detto bifolco canolo. Sì, ok. Questo canto sembrava gli effetti sonori sci-fi degli anni 60. Forse 50 addirittura. Questo che avevamo già sbloccato penso qualche video fa, ma... Gente, arriviamo a 160 gold brick e chiamiamolo un video. Dove sei? Gold brick nell'ombra. Ah, è dall'altro lato, eh? Tu non mi freghi affatto, mi dispiace.
ti ho visto, ladrone nell'ombra, ora ti piglio e anche male. Basta prendere il signorino personalizzato che è qua sotto, blu e appuntito. Oh yes! Già che ci stiamo prendendo anche quell'altro. Signore Eric Kirby, per favore non mi deluda mai. No. È Cooper. È Cooper. No, non lo so dove. Proprio lì sotto abbiamo la moneta d'oro. Ma quindi? Come lo faccio a aprire l'altro gold brick? Ah, wait a second. No, c'avevo John Lennon. Perfetto. Chissà dove andrà dopo. Non ne ho. Ma me ne è fregato. Guarda, non è contento. Ah, giusto, che scemo. Ecco come salutarci, velocissimi. Dobbiamo vedere l'extra. Abbiamo un minuto. Yes, uno dei più sottovalutati extra della storia. Questo è OP. Questo è OP. Per il moltiplicatore poi... tanta roba. Mamma mia, quanto è calamita in questo gioco. Guarda! OP a bestia. Ok, meno OP di quello che mi aspettavo, perché quando tu distruggi le cose i pezzi cadono e non arrivano subito, vedi? Ma detto questo, ci vediamo al prossimo video, gente. È stato un video interessante, interessevole, interessevole. Sì, basta. Alla prossima, sperando di tornare con la musica classica.